Ed è l'ultima canzone, quella che dà il titolo a, a questa serata, ed è proprio l'ultima in assoluto che è stata composta. Il titolo è La musica è cambiata, ma non è il titolo di un musicologo, non è il titolo di uno studioso, è un modo di dire. Quando uno dice la musica è cambiata, le cose vanno completamente diverse, in modo diverso. E la musica è cambiata è uno sviluppo di quello che abbiamo appena cantato. La musica è cambiata, l'avrebbe detto Zaccheo il giorno dopo, andando a fare quello che faceva tutti i giorni, non facendolo più. La musica è cambiata perché le cose vanno in un modo diverso. Ma perché vanno in un modo diverso? Perché tu hai incontrato qualcosa, hai incontrato qualcuno, hai incontrato uno sguardo che ti ha aperto alla vita. Zaccheo ha incontrato Gesù, è la stessa cosa che accade, è accaduto a me e a molti altri. E allora, alla fine dell'anno scolastico, quando un professore teoricamente dovrebbe tirare un sospiro di, così, di sollievo dopo, invece no, magari poi c'è gli esami di Stato, quindi continui a lavorare, però insomma è successo, leggi qualcosa che ti colpisce, rifai memoria di quello che ti è successo, ti alzi al mattino, vai a lavorare in un altro modo, con uno sguardo più profondo, con un cuore più profondo, e le cose di tutti i giorni sono diverse, sono nuove. E il sogno della vita, quel sogno di cui ho cercato di parlarvi questa sera, quel desiderio di cui vi ho cercato di parlare in vario modo questa sera, senti che si sta realizzando, senti che il cuore è pieno, senti che sei felice. E allora canti così. Stella più lucente, e le cose sempre quelle, sono al solito posto, ma tu hai un cuore nuovo, tu hai uno sguardo nuovo, la musica è cambiata, ed ora
Paolo Anselmi, pianoforte. Stefano Totti, tastiera. Piero Nucci, contrabbasso elettrico. Francesco Zappa, voce e percussioni. Nicoletta Zappa, voce, dove sta? Eccola. Edoardo Ruzzi, il nostro attore. Beatrice Giacomi. Monici, Roberto e Bruno, sì, grandi!